La mafia è più forte dello Stato e non può essere soggetta alle sue regole e alla giustizia. Questo è quello che Cosa Nostra ha voluto ribadire negli anni 90 con l'uccisione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati che volevano cambiare le cose. Il messaggio però, lanciato sotto gli occhi del mondo, obbligò lo Stato ad impegnarsi per liberare non solo Palermo, non solo la Sicilia, ma l'Italia intera e lo Stato stesso dalle infiltrazioni mafiose. L'esperienza di Falcone e Borsellino, i loro metodi investigativi, le loro proposte, come lo sconto di pena ai pentiti di mafia per renderli collaboratori di giustizia, vennero ripresi e portati avanti, ma la mafia ancora oggi è tutt'altro che sconfitta. Per questo l'amministrazione comunale di Civitate Camuno questa domenica ha ricordato la strage di Capaci del 23 maggio del 92, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, e la strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. La reazione nazionale e internazionale fu fortissima, tanto è bene descritta un'Italia quasi a due facce. Da una parte la settima potenza industrializzata, quindi uno dei paesi teoricamente più progrediti del mondo, e dall'altra invece una nazione lacerata da una guerra civile e da una presenza criminale talmente forte, talmente radicata, che poteva permettersi di mettere in discussione l'autorità stessa dello Stato. L'Italia, al messaggio di Cosa Nostra, reagì. Qualcuno si rassegnò, pensando che forse la mafia era davvero più forte dello Stato. Qualcuno prese le distanze dal Sud, senza considerare che la mafia uccide al Sud ma ricicla affari e denari al Nord. Ma la sollevazione popolare contro la mafia arrivò anche al Nord, dove ad esempio nel 93 l'allora amministrazione comunale di Civitate intitolò a Falcone e Borsellino una piazza e inaugurò un monumento di Franca Ghitti alla loro memoria. Diventa un monumento chiave per richiamare a una memoria collettiva che deve ricordare e deve immedesimarsi in questi ideali che sono molto fragili, ma se sostenuti da una comunità e una collettività possono andare avanti. Si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande, aveva detto Falcone prima di venire ucciso. Sono un morto che cammina, aveva detto Borsellino prima di fare la stessa fine. Testimoni di uno Stato che non riusciva a proteggere i propri uomini e di conseguenza nemmeno le proprie istituzioni, ma che oggi lotta per la libertà. A volte sembra che l'attenzione sul fenomeno mafioso vada calando, mentre in realtà le organizzazioni criminali sono oggi più potenti che mai e il ricordo e l'esempio di coloro che hanno donato la vita a favore dello Stato, delle istituzioni e quindi di noi tutti deve essere il primo motore, la prima spinta per garantire il nostro impegno quotidiano.